La storia d'amore tra Sofico Degoni e Alessandro Basciano sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Eppure, lo scorso luglio, i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello VIP erano tornati al centro del gossip dopo un nuovo, e recentissimo, in Grecia. L'influencer, infatti, era volata a Mykonos per una vacanza tra donne. Il caso ha voluto che lo scorso 23 luglio, il DJ Ligure era arrivato sull'isola greca insieme ad un gruppo di amici, condividendo alcune immagini della lussuosissima villa in cui alloggiava. Tuttavia, grazie alle Instagram Stories pubblicate dagli amici dei Basciagoni, è emerso che i due ex vipponi si trovavano all'interno dello stesso stabilimento. Una coincidenza, sospetta, tanto che i fan dell'ex coppia si erano immediatamente messi ad indagare per capire cosa stesse accadendo. Nel giro di poche ore, non solo era arrivata la conferma che si trovavano effettivamente nello stesso posto, ma era anche spuntato un video in cui comparivano insieme. Nel frame in questione, si vedeva Sofia a bordo piscina mentre parlava con un'amica, mentre Alessandro si godeva un bagno a pochi metri da lei. In molti avevano che la vacanza tra amici sia stata utilizzata come una sorta di copertura per riuscire a passare del tempo insieme senza dare eccessivamente nell'occhio. Dello stesso parere era anche l'investigatore social Alessandro Rosica, il quale aveva rivelato che Sofì e Alessandro si stavano rivedendo. A dell'incredibile tutto ciò, Sofì e Basciano si stanno rivedendo. L'ultima volta era finita soprattutto per la liaison di lei con Aaron Piper, finita dopo qualche notte di passione. Alessandro sa tutto precisamente come me. Questa volta però i due ci stanno andando veramente con i piedi di piombo, i due si vedono con molta meno frequenza e riservatezza. Che sia l'inizio della fine o forse questa volta sarà quella buona? Nel frattempo Sofia ha cambiato casa. Fonte certa al 100%. Tuttavia, a distanza di poco meno di un mese, le cose sembrerebbero essere nuovamente cambiate. Infatti, a chi ha chiesto a Rosica di un possibile riavvicinamento tra la Codegoni e Basciano, lui ha risposto: ad oggi sono solo genitori e parlano di ciò che c'è da fare per il bene della bimba, come è giusto che sia. Entrambi si stanno rifacendo una vita, sarebbe anche ora.